Salve a tutti i membri di Pokémon Ita e in questo video, per lo speciale per i 100 iscritti, vorrei annunciare il vincitore del contest di disegno che si è tenuto sulla community di Pokémon Ita. Lo scopo del contest era quello di disegnare un Pokémon appartenente alla settima generazione tra quelli rivelati dagli hacker che hanno praticamente spoilerato tutto il Pokédex ai giocatori. Abbiamo 6 partecipanti e iniziamo da Pokémon Girl che ci propone un disegno di Lunala al quale io vorrei dare qualche piccolo consiglio. Innanzitutto si dovrebbe esercitare un po' con la prospettiva, ossia anziché lasciare il disegno piatto dovrebbe esercitarsi a renderlo tridimensionale. Come fare questo? Innanzitutto dovrebbe ammorbidire le curve sicuramente e dare quindi un po' più di spessore al corpo e soprattutto concentrarsi sulle sfumature, perché le sfumature sono veramente fondamentali per riuscire a rendere un disegno tridimensionale. Poi passiamo al secondo lavoro, che è di Mugu, che ci propone la sua versione di Cosmog. Su questo Pokémon direi che non ho nulla da dire, veramente fatto egregiamente. Non mi sento di dar consigli, le sfumature sono perfette, forse avrei aggiustato qualche linea che è leggermente storta, sto parlando dei 3 segnaletti gialli a sinistra del disegno, poi potrei consigliarle di non uscire dai bordi mentre disegna, ma qui sarei ipocrita perché sono il primo a non colorare dentro i bordi, ma direi che nel complesso è veramente un bellissimo disegno. Più che altro questa partecipante sa veramente sfumare bene il colore. Poi abbiamo il disegno di Thousand Alex, che ci propone la sua versione di Pyukumuku, ossia il cetriolo marino di settima generazione più inutile che altro. Vabbè, ma quelli sono pareri personali. E al quale potrei consigliare innanzitutto... c'è un abbozzo di tridimensionalità, ma poteva essere accentuato sicuramente di più. E soprattutto non farei le ombre con neri pieni, altrimenti viene troppo stampa giapponese. Cioè, che se è voluta è veramente una figata. Però secondo me in un contest del genere o andava fatto veramente bene con la china, l'uniposca o quello che si vuole in modo da renderlo molto grafico, oppure ci si doveva concentrare su una sfumatura. Nel disegno, nel complesso, non è male, qualche rifinitura si può fare, sicuramente le linee possono essere inspessite e comunque io a questo partecipante consiglierei veramente di concentrarsi sull'aspetto grafico, poiché secondo me ne sarebbe portato, e soprattutto appunto, come ho detto prima, di controllare le stab giapponesi del XIX secolo e magari riuscire a riprodurre un effetto simile, che secondo me è veramente molto interessante. Poi abbiamo il disegno di Anime Manga, che ci propone una versione di Tapu Lele fatta bene, al quale però io consiglierei di concentrarsi innanzitutto sulle sfumature, poiché veramente senza sfumature un disegno risulta veramente troppo piatto. Se l'effetto è voluto, ripeto, viene una figata, però se l'effetto non è voluto rimane troppo statico. Con questo non vorrei dire che il disegno è brutto, anzi, il talento si vede, però assolutamente se riuscisse a fare questo passo avanti migliorerebbe la qualità dei suoi lavori di molto. Poi non mi piacciono i segni lasciati dalle, diciamo, campiture di Pantone, dovrebbe essere questo, o matita, non lo capisco neanch'io, ma probabilmente è Pantone. Poi anche lei dovrebbe concentrarsi e non uscire dai bordi, ma qui sono io il primo a farlo, quindi sono ipocrita, sì, lo so. Come idea invece, a suo favore, direi che è molto bella, l'idea di un Tapu Lele con le caramelle mi piace veramente tanto, io quasi quasi lo esporrei in un negozio di dolci se ne avessi uno. Poi si potrebbero migliorare le linee rendendole parallele tra di loro, si potrebbero rendere più interessanti le curve, quindi in generale le consiglierei di
migliorare il segno e probabilmente io non avrei lasciato uno sfondo bianco, ma l'avrei colorato d'azzurro, ma è veramente una menata. Non so se l'avrei fatto, probabilmente no, però se dai un abbozzo di sfondo o lo completi e risalti al massimo la figura, oppure lasciarlo proprio bianco così con qualche elemento decorativo potrebbe risultare stucchevole da una parte e non completo dall'altra. Poi passiamo al disegno di Mirea Pinca, che ci propone un Rockruff con dietro le evoluzioni di Lycanroc in forma mezzogiorno e mezzanotte. Allora, su Rockruff non ho nulla da dire, è disegnato veramente molto bene, colorato molto bene, però questo è sia il più grande pregio che il più grande difetto del disegno. Cosa voglio dire? Il problema, se avesse lasciato questo Rockruff così, da solo, probabilmente avrebbe vinto il concorso, secondo me. Cioè, io avrei votato per lei. Però, se ci aggiunge le versioni evolute dietro, le deve fare bene. E secondo me, secondo il mio modesto parere, non sono venute poi così tanto bene, poiché si poteva fare molto meglio, si poteva rendere più tridimensionali come è stato fatto per Rockruff, e a quel punto veramente sarebbe uscita una figata assurda, perché io conosco questa disegnatrice, devo dire che le potenzialità per fare una cosa del genere le avrebbe avute, cioè le ha, non le avrebbe avute. E niente, soprattutto mi lascia perplesso la staticità eccessiva del Lycanroc a mezzanotte. Sembra quasi incollato lì sullo sfondo. Non so che effetto abbia voluto dare, ma secondo me non è riuscita nel suo intento. Ovviamente con questo nulla a togliere alla partecipante, poiché, ripeto, il disegno nel complesso è veramente bello. Io non avrei saputo fare di meglio con questo Rockruff. Anzi, devo dire che secondo me rasenta lo stile di Ken Sugimori, addirittura. Però i Lycanroc, non lo so, non mi convincono. Infine passiamo al disegno vincitore. Vorrei sottolineare il fatto che questa non è stata una classifica, cioè i lavori non sono stati ordinati in classifica, non sono andato dal peggiore al migliore, ma li ho un po' illustrati tutti. E infine vorrei dire che c'è stato un disegno che ha superato gli altri di gran lunga. Vuoi perché sia stato fatto al computer, vuoi perché la disegnatrice è veramente brava, però il Lurantis propostoci da Deidara, ragazza mia, c'hai un nome veramente impronunciabile, Deidara Drowned Symboli Giapponesi Syndrome, ti chiamerò solo Deidara, è veramente molto figo, credo sia stato fatto su tablet, se non ho capito male, se non ricordo male. E la colorazione è veramente fantastica. L'unica pecca, non è una pecca perché è una cosa che sinceramente a me non piace, ma se è voluta non ho nulla da dire, anche perché nel complesso comunque potrebbe anche starci. Sono le ombre sulla tenaglia alla destra. Non mi piacciono queste particelle di veleno, questi collegamenti rossi, però ci si sorvola senza problemi. Tra l'altro lo sfondo secondo me è fatto bene perché è molto grafico, riprende le linee dei contorni di Lurantis, i contorni a loro volta sono fatti bene perché sono spessi dove serve, sono sottili dove serve, i riflessi sono fatti molto bene. Le ombre sono, come si dicono, bitonali, cioè passano da un colore più scuro a un colore più chiaro senza eccessivi intermezzi, non so come si dica il termine preciso, però rendono molto bene. E anche qui direi che il disegno ha un effetto grafico molto buono, anche se gli altri moderatori sono stati del mio stesso parere, tutti siamo d'accordo sul fatto che questo sia il disegno che merita di vincere il concorso, quindi supportate questa ragazza perché disegna veramente molto bene, assolutamente una delle migliori disegnatrici che io abbia visto in community in generale, senza nulla togliere ai lavori delle altre persone dei quali ho illustrato i lavori in precedenza. E niente, applausi. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi alla community, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo per un prossimo video.